dal Parlamento al Consiglio d'Europa, la più antica organizzazione intergovernativa del vecchio continente e che raggruppa il maggior numero di paesi europei, 47, che insieme contano 800 milioni di abitanti. Papa Francesco prosegue la sua visita alle istituzioni europee di Strasburgo, accolto al Palais de l'Europe dal segretario generale del Consiglio d'Europa, il norvegese Thorbjørn Jagland. Dopo la presentazione degli alti dirigenti, il Papa firma il Libro d'Oro con l'augurio al Consiglio d'Europa di rispondere con creatività alla sua vocazione di unità per costruire una civiltà dell'incontro. Quindi viene accompagnato nella sala del Consiglio dei Ministri, dalla quale si può ammirare la Cattedrale di Strasburgo, e scende la scala d'onore per raggiungere l'emiciclo. Accolto da un lungo applauso che accomuna i 150 membri dell'Assemblea parlamentare, gli ambasciatori degli Stati membri e i 47 giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, Papa Francesco apre il suo discorso ricordando che il Consiglio d'Europa, nato nel 1949, è uno dei primi frutti della pace seguita al più cruento conflitto che il continente ricordi. Il bene della pace, lamenta però il pontefice, è purtroppo oggi ancora ferito in Europa ed è provato nel mondo dal terrorismo religioso internazionale, foraggiato da un traffico di armi molto spesso indisturbato. Per arrivare ad una vera pace, spiega Papa Francesco, l'Europa deve dare il proprio fondamentale apporto allo sviluppo culturale dell'umanità e deve farlo come il pioppo del poeta Clemente Rebora, con i rami protesi al cielo, il tronco solido e le profonde radici che si inabissano nella terra. Radici che si alimentano della verità, linfa vitale di qualunque società che voglia essere davvero libera. Senza questa ricerca della verità, aggiunge il Papa, vince l'idea del diritto individualista, che porta a favorire la globalizzazione dell'indifferenza. E dall'individualismo indifferente nasce il culto dell'opulenza. Abbiamo di fatto troppe cose che spesso non servono, ma non siamo più in grado di costruire autentici rapporti umani improntanti sulla verità e sul rispetto reciproco. E così oggi abbiamo davanti agli occhi l'immagine di un'Europa ferita per le tante prove del passato, ma anche per le crisi del presente, che non sembra più capace di fronteggiare con la vitalità e energia di un tempo. Mantenere vive le radici, continua Papa Francesco, aiuta a rispondere con creatività alle sfide attuali del continente, quelle della multipolarità e della trasversalità. Bisogna pensare l'Europa accettando la sua multipolarità nelle relazioni e nelle tensioni e valorizzare la trasversalità di opinioni e riflessioni con lo strumento del dialogo, anche tra le generazioni. Un dialogo che è sterile se rimane interno agli organismi politici, religiosi e culturali della propria appartenenza. La storia oggi chiede la capacità di uscire per l'incontro dalle strutture che contengono la propria identità al fine di renderla più forte e più feconda nel confronto fraterno della trasversalità. Un'Europa che dialoghi solamente entro i gruppi chiusi di appartenenza rimane a metà strada. C'è bisogno dello spirito giovanile che accetti la sfida della trasversalità. Il mio augurio è che l'Europa, riscoprendo il suo patrimonio storico e la profondità delle sue radici, assumendo la sua viva multipolarità e il fenomeno della trasversalità dialogante, ritrovi quella giovinezza dello spirito che l'ha resa feconda e grande. Un altro lungo applauso accoglie queste ultime parole di Papa Francesco, che lascia il Consiglio d'Europa e torna all'aeroporto di Strasburgo. Sul volo di ritorno, rispondendo alle domande dei giornalisti, ribadisce il valore della trasversalità. Io ho visto nei dialoghi con i giovani politici, qui in Vaticano soprattutto, le diversi partiti e nazioni, che loro parlano con una musica diversa che è tendente alla trasversalità, no? È un valore. Loro non hanno paura di uscire della propria appartenenza senza negarla, ma uscire per dialogare, no? E sono coraggiosi e credo che questo dobbiamo imitarlo. E anche il dialogo intergenerazionale, no? Ma questo uscire per trovare persone di altre appartenenze e dialogare. Europa ha bisogno di questo oggi.